mille per avermi dato un supporto enorme, per questa serie. Ho fatto delle piccole modifiche ed è giusto aggiornarvi su quello che sta succedendo. In questo momento sono all'episodio numero 7, ok? Ragazzi, ci sono tanta roba, la grafica è promettente, eccetera, eccetera, eccetera. Io in questo momento, forse anche dallo scorso episodio, dal sesto, sto facendo la diretta in 60 fps, ok? Così da portarvi la qualità su YouTube. Va bene? Sì, ho cambiato anche lo sfondo, ho messo tutta la roba lì qui dietro, quindi tutto bene. Io vi auguro una buona visione per l'episodio numero 7, non vi interrompo più. E grazie mille per il supporto, ragazzi, veramente. Io vi ringrazio, con tutto rigore, veramente. Ciao a tutti, godetevi l'episodio. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Andiamo. Cosa è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tom. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Ah, lo sapevo. Riguardo a cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che siamo venuti alla luce. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Come è andata l'ultima volta che l'hai visto? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Wow. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, con o senza aiuto, raggiungeremo più tardi. Andiamo avanti. Wow, cos'è? Ma lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Ok. E come facciamo ad approfittare? Thank you.
riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Dai, girala. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Che squadra. Di mettergli quello stupido robot sulla tomba. Cosa me ne faccio? Ellie. Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che... Ora basta. Hai ragione. Scusa. Lo so, anch'io. Giuro che sparo al prossimo scoiattolo. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Entriamo? Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie, dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino?
Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Ehi, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel. O meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Earl. Sì? Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me, vado. Vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. No, grazie. Sicuro, cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy. Ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora.
Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Beh, noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma è il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Ehi, bella. Quello è Buckley. Non è proprio un cane da guardia, ma è utile averlo in giro. Ma che brava che sei. Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. Vediamo cosa abbiamo. Sì, bel lavoro. A sinistra, attenzione! Ok, bene, abbassala, lentamente. Bene, va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti? Dammi un secondo. Ok, pronti? Pronti? Avanti, vai. Ci siamo. E vai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ottimo lavoro, ragazzi. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia. Hai visto? Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Andiamo a parlare. È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa alla ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente, neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo.
Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Banditi! Non lasciamoli entrare nell'edificio! Lo pagherai! Aprimi! Avete visto da casa? Ci vediamo! Andiamo al ponte! Tommy! Dei banditi entrano nell'edificio! Potete uscire di lì! Piuttosto complicato. Siamo in trappola! Veniamo a prendervi, restate... Ellie, nascosti! Maria, merda! Eccoli quei figli di puttana! Raggiungiamo le ragazze! Dietro di te! Sentito, di là! Joel! Fai quello che devi! Coprimi, mi muovo! Ti copro io! Tommy, coprimi! Fa' attenzione! Questo!
Maria! Sto bene! La ragazza è con me! C'è mancato davvero un niente. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Arrivavano da tutte le parti, poi Maria ha detto dobbiamo scappare, ci siamo tuffati dietro. Senti, i tavoli, è un tipo enorme. Piano, piano, ascolta, ehi, sei ferita? No! Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no, digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dopo. Certo. Ne basta una. Una cazzata. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Oh, cazzo, da che parte? L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok, state attenti. Ecco, vedi le tracce? Sì. Forza. Su, forza. Non può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina testarda. Si comporta spesso così? Non così. Non so cosa sta succedendo. Ellie, che ti è venuto in mente? Lì, altre impronte. Ok, bene. Forza. Cazzo, sono troppi! Vai! Coprimi! Io ti copro! Thank you.
Non ce ne sono altri. Avanti, torniamo ai cavalli. Le tracce vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Guarda, vicino al Ratchet. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. La zona sembra tranquilla. Fa attenzione. Ellie! Ellie! Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati. Andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona meglio. Oh, fanculo! Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate! Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi! So badare a me stessa! Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy! Io non sono lei, sai? Cosa?
Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. E io... Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti. Non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Cos'è stato? Ok, la casa è vuota. Torniamo ai cavalli. Via libera. Vuoi una mano? Ce la faccio. Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza, Bigors. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non
Cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok. Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Ok, vediamo se ho capito. Se sbagli il quarto down, allora la palla passa all'altra squadra? Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Forza. Nessuno di questi edifici sembra uno specchio. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Fermo, Callus. Che razza di nome è Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tom. Callus. Ora sì che si ragiona. Qui c'era un posto di guardia. È un buon segno. Vai, indietro. Forza. Quindi in questi posti la gente ci viveva e ci studiava, anche se erano adulti? Sì, studiavano, facevano feste, cercavano la loro strada. Capivano cosa fare delle loro vite. Capivano cosa fare delle loro vite. È una riete gigante. Eravate come adoratori di... Spostati. Quando si trattava di sport... Già.
Resto con Callus. Oddio, quel nome. Sta indietro. Andiamo. Quanti pensi che ce ne siano? Di luce, intanto. Sì. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. Torno subito. Wow, che succede? Sembra un runner. Resta col cavallo, vado a controllare. Ci sei tu? Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. Questo coso è stato sistemato alla buona. Avrei voluto fare l'astronauta. Davvero? Sì. Immagina essere lassù tutto solo. Sarebbe stato bello. Così. Cosa avresti voluto fare? Quando ero bambino volevo fare il cantante. Ma smettila. Sul serio. Canta qualcosa. No. Avanti, non rido. Non ci credo. Joel, per favore. Forza. Wow. Quelle sono scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Tirati indietro. Andiamo.
Forza. Stai indietro. Ehi, guarda. Luci. Vedo. Ah, bene, è il primo segno delle luci. Forza. Forza. È pazzesco. Non hai mai visto una scimmia? È la prima scimmia che vedo. Andiamo. Non avremmo dovuto vedere qualcuno ormai. Forse quei tizi non vogliono dare nell'occhio. Sì, forse. Apriamo la porta. Eccolo lì. Non si sposterà. Sembra che siano anche connessi. Là c'è un generatore. Fa attenzione. Anche tu. Chissà per quanto sono stati nascosti.
Reggerà. Altri infetti, sto bene. Apri il cancello. Licker, fossero luci? No. No, non credo. Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo.